Nuova intervista qui all'Autodromo dell'Umbria a Maggiore con Enzo Rinalducci della Ecotec. Benvenuto Enzo. Buonasera a voi e ben arrivati in Umbria. Enzo, stiamo seguendo questa fantastica Mille Miglia, un'avventura che Fonditalia ha fortemente voluto per poter incontrare tanti imprenditori, tanti titolari di rete, tanti lavoratori, per parlare di quanto è importante la formazione per lo sviluppo delle competenze e per la competitività delle imprese. Cosa ne pensi? Allora, diciamo che sono onorato di far parte di un fondo così che ci sta investendo anche sul far conoscere quali sono le opportunità di un fondo, perché per noi che lavoriamo in trincea ogni giorno ci accorgiamo che le piccole e medie aziende, questo è il settore critico, non sanno che hanno a disposizione dei fondi per la formazione. E in questo momento contingente, dove le aziende stanno veramente in sofferenza per molteplici aspetti, investimenti che devono fare sulla formazione diventano sempre pesanti. E quando arriviamo noi, che magari facciamo conoscere, essendo titolare di un fondo di rete, fare conoscere e far vedere che c'è la possibilità, attraverso gli accumuli che obbligatoriamente devono fare, di riprenderli, fare formazione, vediamo da parte degli imprenditori una luce che diciamo ci dà sempre la forza di andare sempre più avanti. Indubbiamente hai detto una cosa molto importante, c'è una scarsa conoscenza di questo strumento che ormai è operativo in Italia già dal 2004. Ricordiamo i primi programmi pista quando iniziano con le attività dei fondi interprofessionali. E sono ancora poche le imprese che utilizzano questo strumento. Uno strumento, ricordiamo a chiunque ci ascolta, uno strumento assolutamente gratuito. Esatto. Ecco, quando vi avvicinate alle imprese, trovate diffidenza e poi stupore delle possibilità? Allora, troviamo diffidenza su imprese che magari già conoscono il fondo e che non hanno mai beneficiato, perché poi io ripeto, l'ho detto all'inizio, lo ripeto, sono onorato di far parte del gruppo di Fonditalia, perché è un fondo snello, ci permette di dare risposte alle aziende che ci seguono in maniera adeguata, facendo bei progetti, cosa che noi per il lavoro che facciamo, siamo una società di servizi che dal 93 siamo sul campo, quindi conosciamo bene questi meccanismi. E devo dire che trovare un fondo snello che comunque permette di dare risposte concrete alle piccole e medie aziende, perché le grandi sono strutturate. Chiaro. E sicuramente andranno anche a prendere i soldi dei piccoli, cosa che per noi non è giusta, no? Quindi noi cerchiamo di tutelare l'Umbria piccola, fatta di piccole e medie imprese. Spesso anche di microimprese. Spesso di microimprese. È proprio lì che noi andiamo a operare e a veicolare la comunicazione che esiste questo strumento importante per l'azienda. Bene, non posso che dirti benvenuto a bordo della nostra Mille Miglia. Continuiamo ad ammirare le tante auto storiche, gioielli del patrimonio, della storia, della cultura italiana e non solo. È bello essere qui. E speriamo di rincontrarci in altri eventi del genere. Me lo auguro veramente, è un onore ospitare l'Emilia Mia, ma soprattutto è un onore avere dei sponsor, dei partner che seguono questo giro in tutta Italia e fanno conoscere un fondo, credetemi, per uno che sta in trincea, che è eccezionale. Grazie, grazie Enzo, grazie.